Io darei subito la parola alla ministra Kyenge per iniziare questo nostro incontro. Buonasera a tutti. Devo iniziare questo incontro ringraziando anche la persona che ha avuto fiducia in questo percorso con cui abbiamo iniziato, il presidente Mastrapasqua, quindi l'INPS, con cui abbiamo fatto questo lavoro, il lavoro cittadinanza. Credo che sia un punto importante per il nostro Ministero, anche per riuscire a comunicare, riuscire a far capire alcuni tempi, riuscire anche a far sapere che guardare l'altro come una risorsa è un punto importante da cui partire. La comunicazione, che deve essere accompagnata anche dai dati, deve essere accompagnata anche da quello che è la realtà sul territorio, conoscere le persone, cosa fanno, capire anche quanto statisticamente possono influire nel nostro paese, ma soprattutto come si possa portare avanti un lavoro insieme, quindi un futuro collettivo. Noi dovremo guardare questo lavoro per costruire un futuro collettivo e tenendo presente che i dati che abbiamo visto alla fine del video. Quindi ringrazio anche i miei ospiti, gli altri due relatori che sono qui con me, e veramente grazie per essere qui, perché testimonia la sensibilità del nostro Parlamento, la sensibilità del nostro governo, e testimonia quanto il governo in questo momento voglia portare avanti una visione condivisa anche di una cittadinanza forte, dove il lavoro di fatto non ha colore, il lavoro non ha etnia, non ha appartenenza, ma è il lavoro, e i diritti devono essere uguali per tutti anche nel mondo del lavoro. E giusto alcuni dati che forse ci possono anche aiutare a capire bene di cosa stiamo parlando. L'aumento del numero dei cittadini di origine stranieri nel nostro paese di fatto porta anche a un aumento di lavoratori sul nostro territorio, di lavoratori ma anche di un certo tipo di investimento, di un contributo da parte di un lavoro. 883.000 sono quelli con un contratto a tempo indeterminato, circa 270.000 a tempo determinato, e di questi troviamo anche una parte importante, che è quella dei lavoratori domestici, 467.000 circa persone che si occupano del lavoro domestico, ma di cui troviamo anche persone che si occupano di attività commerciale, circa 159.000. Sono tutte cifre che ci fanno capire anche che il nostro PIL, come abbiamo visto alla fine del video, è in parte dovuto anche al contributo di persone sul territorio. Quindi il lavoro deve creare una cittadinanza molto forte, dove si parla di fatto anche di solidarietà tra le persone. Si parla di aumento dell'occupazione, e anche di crisi per quanto riguarda i migranti. Sono due dati che sembrano opposti tra di loro, ma che di fatto hanno anche un loro significato particolare. L'aumento dovuto anche al cambiamento demografico della nostra popolazione. Sempre di più l'invecchiamento della nostra popolazione porta all'impiego di persone, soprattutto donne, per il lavoro di cura, e quindi un aumento della parte di questo settore. È un aumento anche per quanto riguarda piccoli imprenditori, ma una crisi che colpisce anche giovani adulti, e da qui la crisi che colpisce tutti i cittadini senza guardare nessuno in faccia. E credo che la lettura di questi dati è importante, perché ci aiuta anche a dare idea delle soluzioni concrete. Mi fermerei qui per lasciare la parola al Presidente Mastrapasqua, anche per riuscire a dare la parola a tutti gli ospiti, per essere giusto nei tempi. Grazie. Grazie alla Ministra Kyenge, grazie al
Presidente Sacconi e Presidente Damiano. Credo che i numeri si possano commentare da soli, nel senso che abbiamo 2 milioni di lavoratori regolarmente assunti e abbiamo prestazioni molto contenute. Molto spesso in questi anni mi è stata fatta una domanda e io ho sempre risposto nello stesso modo, ovvero c'è la volontà spesso non sempre diciamo corretta di dire: ma è vero che oggi i lavoratori extracomunitari pagano le pensioni ai lavoratori italiani? Altre volte dicono: è vero che i parasubordinati pagano le pensioni, è vero che i lavoratori dipendenti le pagano agli agricoltori. Ecco, chi ha inventato il sistema solidaristico del lavoro, delle prestazioni temporanee e della pensione non ha mai voluto fare queste distinzioni, ha sempre cercato di fotografare un paese che si evolveva dall'agricoltura all'industria, dall'industria al terziario, dal terziario ai cosiddetti gestione separata, senza pensare che si dovesse distinguere in base al sesso, al colore, all'etnia, alla religione. Questa è la dimostrazione che oggi questi numeri sono sicuramente importanti, il 10% del PIL, pagare 26.000 pensioni a fronte di 2 milioni di lavoratori può sembrare incredibile, è una realtà come l'è stata nel passato per altri momenti della nostra nazione. L'importante è dare a tutto questo una lettura di solidarietà e di sviluppo e di sicuramente visione del futuro. A questo, quindi, quando l'INPS è stato chiamato a voler collaborare è sicuramente importante, perché significa capire cosa sta succedendo nel nostro paese, significa capire come l'ente di previdenza e il lavoro, che ovviamente non può essere ovviamente non collegato alla previdenza e alla vita lavorativa, siano importanti. È anche importante vedere come tanti lavoratori extracomunitari oggi possano così usufruire delle prestazioni a sostegno del reddito, quindi si fanno anche lavori nei quali in alcuni momenti bisogna assisterli. Abbiamo attualmente 185.000 disoccupazioni, cioè sono dei numeri importanti, che significa che il sistema di protezione sta funzionando, non solo il lavoro, non solo la pensione, ma anche la protezione, quindi le persone hanno tutte quante le garanzie che è giusto che un paese evoluto e adulto come il nostro possano dare. Per finire, c'è un cosiddetto ultimo miglio, lo dico, settimane scorse il Ministro l'ha detto, forse non è stata da più capita, c'è un sistema nel nostro Paese per la quale alcuni extracomunitari, quando vanno via e non hanno collezionato tutta la vita lavorativa, se non esistono delle convenzioni i contributi decadono. Ecco, credo esiste per alcune nazioni ed altre no. Credo che nel momento in cui si parli di attrazione dei capitali dall'estero, si parli di destinazione Italia, sia arrivato il momento di convertire tutte queste accordi. Della quale condivido i significati. Il lavoro immigrato è un lavoro che sostituisce non soltanto gli italiani nei cosiddetti lavori rifiutati, ma anche spesso in quella imprenditorialità o autoimprenditorialità rifiutata in una società oggi meno vitale di un tempo. E tra i numeri che appunto ci sono stati consegnati non c'è dubbio che quelli più significativi riguardano proprio questo profilo del lavoro immigrato, quello
quello che appunto riconduciamo nella dimensione dell'autoimpiego, dell'autoimprenditorialità, di quella piccola diffusa intrapresa che talora anche cresce significativamente e che vede spesso diminuita la propensione a intraprendere degli italiani. E, così come il lavoro immigrato evoca un tema che la signora Ministro in questi giorni ha sollevato in più di qualche occasione, se ben ricordo, quello di un modo di governare i flussi migratori che avevamo avviato negli anni trascorsi attraverso attività di formazione e selezione nei paesi di origine dei flussi stessi, organizzate soprattutto da associazioni di tutela e rappresentanza delle categorie produttive italiane, tipiche le esperienze per esempio nell'ambito dell'edilizia, ma anche della ristorazione, dell'economia turistica, che si sono poste a intermediarie tra la domanda e l'offerta, tra la domanda di la domanda di lavoratori che è espressa da molte nostre imprese e che non trova talora soddisfazione nel mercato del lavoro interno e l'offerta di alcuni paesi con i quali proprio collaborazioni di questo tipo concorrono a formare una sorta di mercati transfrontalieri, anche se non prossimi, anche se non fisicamente transfrontalieri, ma dei mercati transnazionali ordinati che si contrappongono agli ingressi clandestini, agli ingressi disordinati. E il sostegno ai mercati agli ingressi ordinati addirittura in partenza con l'attività formativa nel paese di origine, hanno bisogno anche del complemento del contrasto delle attività dedicate agli ingressi clandestini. Infine, una piccola battuta ma vuole essere assolutamente ironica. Il filmato evoca un'assenza di servizi per l'impiego o una debolezza di servizi per l'impiego se l'imprenditore è costretto a girare per le strade a cercare. Noi stiamo lavorando per migliorare i servizi pubblici e privati che favoriscono l'incontro fra domanda e offerta. Grazie. Grazie. Presidente Damiano, prego. Bene, grazie. Ringrazio la Ministra Kyenge per l'invito, Mastra Pasqua e naturalmente il Presidente Sacconi per i rilievi che hanno fornito. Ma io direi intanto che quando si analizzano dei dati, dei numeri, diciamo la verità viene a galla anche per coloro che vogliono negare la realtà dei fatti. 2 milioni di lavoratori regolari è una cifra importante, 300.000 imprese individuali è un'altra cifra molto importante. Va poi analizzata anche la qualità di questi numeri, perché in cima alle classifiche, come ricordava la Ministra, abbiamo non solo i dipendenti a tempo indeterminato, ma abbiamo, diciamo, un esercito di lavoratori di lavoro domestico, di lavoro di cura, che è diventato in questi anni un lavoro indispensabile per la sopravvivenza delle famiglie, per un'attività che si poteva difficilmente rintracciare semplicemente con le nostre forze. Quindi io credo che questo sia un aspetto che noi dobbiamo assolutamente valorizzare, perché c'è la tendenza ad individuare il lavoro degli extracomunitari come un lavoro prevalentemente irregolare. C'è una parte importante di lavoro regolare. C'è un secondo aspetto che dovrebbe anche qui essere evidenziato
nei confronti dei critici, di coloro che vorrebbero chiudere le frontiere, di coloro che vorrebbero riservare il lavoro semplicemente a coloro che risiedono, che sono nati nel territorio. Ed è questo che non solo abbiamo visto in questi anni una difficoltà nella definizione della qualità del lavoro, purtroppo c'è una tendenza ad una diminuzione di qualità, c'è un'offerta di lavoro, come si dice, che corrisponde ad una domanda che per lo più guarda a un terziario poco qualificato, a un lavoro industriale di medio-bassa qualifica. Questo incontro non deve però farci fermare a questo dato, perché noi abbiamo assolutamente bisogno di consentire una riqualificazione del lavoro, un miglioramento nel rapporto fra domanda e offerta di lavoro. Credo che da questo punto di vista noi dobbiamo anche guardare ad un altro aspetto, quello del lavoro irregolare. È un lavoro, diciamo, oscuro, sappiamo che cosa vuol dire in Italia caporalato, che cosa sono le mafie del settore agricolo, soprattutto in determinati territori del Mezzogiorno, quanto sia difficile sconfiggere questa modalità di lavoro che riguarda purtroppo una parte ancora troppo consistente di lavoro extracomunitario. Bisogna anche rilevare che purtroppo nella crisi il lavoro nero è andato, diciamo, al di là dei confini abituali, si è dilatato. Anche questo credo che sia un problema al quale dobbiamo assolutamente guardare, del quale dobbiamo tenere assolutamente conto. Penso che, così come abbiamo fatto nel corso degli ultimi anni, un miglioramento della Bossi-Fini, non entro nel merito della qualità di questa legge, si possa ancora lavorare in questa direzione. La mia preoccupazione è questa, che nei momenti di crisi come l'attuale, così lunghi, quelli che pagano di più sono ovviamente i più deboli. Sicuramente il lavoro extracomunitario è maggiormente sottoponibile a ricatti. E noi sappiamo che se la perdita di lavoro vuol dire non automaticamente riconsegnare queste persone alla clandestinità, perché c'è questa identificazione fra avere un rapporto di lavoro, avere un riconoscimento come cittadino, questo è molto pericoloso. Quindi abbiamo fatto bene anche negli scorsi anni, attraverso un lavoro parlamentare condiviso, ad allargare i tempi che consentono alle persone che perdono il lavoro di poter riconquistare un nuovo lavoro senza necessariamente entrare nella palude oscura della irregolarità. Credo che tutte queste questioni debbano essere tenute in considerazione. Infine, non va sottovalutato un fatto che riguarda, qui abbiamo il Presidente Mastrapasqua, la questione previdenziale. È evidente che il sistema a ripartizione che caratterizza la situazione italiana, come si dice, vede con particolare favore il fatto che ci siano milioni di lavoratori, in questo caso extracomunitari, che pagano regolari contributi pensionistici, perché senza questo apporto noi avremmo delle grosse difficoltà nella tenuta del sistema nel lungo periodo, soprattutto metteremmo a rischio ovviamente le attuali coorti, diciamo così, le attuali platee di lavoratori che percepiscono una pensione, metteremo anche a rischio le future generazioni. Quindi io credo che diciamo questo confronto sia molto importante, perché si basa su dati che demistificano una volta per tutte, credo, molti luoghi comuni per quanto riguarda il tema dei lavoratori extracomunitari. Sarà molto importante vedere al termine della crisi come vanno questi numeri, se avremo un mantenimento, consolidamento del numero di lavoratori regolari, se avremo invece un saldo negativo anche delle imprese individuali, perché questi dati sono in qualche modo anche la segnalazione dell'andamento di una crisi che
e troppo prolungate della quale si fa fatica a vedere una via d'uscita nell'immediato futuro. Eccoci, abbiamo qualche minuto, ancora se c'è da parte dei colleghi qualche domanda. Nel frattempo vi informo che il 12 novembre a Milano terremo su questi temi un convegno con le forze economiche e sociali, proprio per approfondire ulteriormente con i protagonisti sul campo del tema lavoro. 12 novembre al Palazzo Giureconsulti, e così lo potete già mettere in agenda. Domande? È tutto chiaro. Allora ringrazio il Presidente. Prego. Buonasera, mi presento, sono Massimo Canovi, non sono un giornalista ma sono un rappresentante del mondo dell'imprenditoria, sono rappresentante per il Sud Europa di una società di money transfer di cui non faccio il nome se no faccio pubblicità. Però questa posizione mi mette in una posizione di privilegio nel mondo straniero. Io non chiamo extracomunitari perché sappiamo bene che alcuni non sono extracomunitari ma sono soltanto stranieri. Oltretutto ho anche la fortuna di avere una casetta a Lampedusa, quindi mi mette in diretto contatto con una delle grandi tragedie di questa epoca, che è quella dell'immigrazione, che io credo sia un fenomeno storico e geopolitico che nessuna legge può modificare o può impedire, almeno nel breve periodo. Però questo lavoro, secondo me, dovrebbe anche mettere in evidenza un altro fenomeno molto positivo di questi imprenditori, che sono 480.000 se includiamo anche le imprese non individuali in Italia, che cioè molti di questi imprenditori stranieri mantengono un legame col loro paese d'origine e molte di queste imprese che creano sviluppano lavoro anche nel paese d'origine e quindi creano uno di quei fenomeni, secondo me, sono i più potenti per limitare questo fenomeno dell'immigrazione, che è il lavoro nel paese d'origine. E credo che sarebbe bello se questo lavoro anche riuscisse a evidenziare questo incremento di lavoro e quindi di posti di lavoro anche nei paesi di origine, che quindi riduce l'immigrazione in Italia. Grazie. Grazie. Bene, direi che allora vi ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio il Presidente Damiano, il Presidente Mastrapasqua e vi ricordo che su questi temi continueremo a lavorare. Grazie. Mi chiamo Ahmed Khalifa e vengo dalla Tunisia. Molti migranti hanno aperto aziende come me, ma le persone fanno fatica a credere che possiamo fare...